tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. L'autista non lo fa salire sull'autobus, lui, un extracomunitario, blocca il pullman di linea sulla statale paralizzando il traffico. Ciclista investito da un'auto in Via della Marina. Casetta dei libri distrutta dai vandali nel quartiere di Sant'Orso. Nessuna conferma sullo squalo bianco avvistato al largo di Fano, la Capitaneria di Porto invita la prudenza. Domenica a Cartoceto prende il via la 41esima edizione della mostra Mercato dell'Olio d'Oliva. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che questa sera apriamo con l'atto vandalico che c'è stato a Sant'Orso, un quartiere di Fano, presa di mira da ragazzini, probabilmente una casetta all'interno della quale c'erano dei libri per bambini. Noia. Più noia che cattiva educazione, perché non penso che un genitore, un figlio, chiunque sia, abbia una brutta educazione, però noia ce n'è tanta in questi ragazzi oggigiorno. È lì, alla portata dei frequentatori della piazzetta, con il suo contenuto di libricini per i più piccoli, è aperta e a disposizione di tutti, forse anche troppo. Una casetta di legno con un tettuccio verde ed uno sportello in plexiglass dall'aspetto quasi fiabesco sembra essere uscita proprio da uno di quei libricini che porta al suo interno. Una via di mezzo tra un nido per gli uccellini e una casetta dei giochi. In un luogo che nel pomeriggio diventa animato, pieno di giochi, di voci, di bambini. Ma che di sera cambia volto, ahimè, e le sue frequentazioni diventano meno fiabesche. E la casetta porta libri è il parafulmine della loro idiozia. I ragazzini vengono, prendono i libri, li leggono e via. Poi c'è sempre quello vandalo che si diverte. Infatti la sera di Halloween, io e una signora qua, siamo di correre, che buttavano i propri petardi dentro per bruciare i libri. Quindi... Voi che abitate qui, insomma, ci tenete a queste cose che, insomma, teniamo, sì, siamo di Sant'Orso, ci piace che Sant'Orso sia ben tenuta, ben visto un po' da tutti, no? Nel quartiere dell'immondizia oppure del degrado, scoccia vedere queste cose, onestamente scoccia. Ma stamattina di buon'ora la casetta della lettura era già lì, al suo posto, eretta e fiera di essere lì per la gioia dei più piccoli e degli abitanti del quartiere, rimessa in forma per la seconda volta da un papà dei tanti bambini che frequentano la scuola vicino. Penso che sia una cosa che spetti a tutti, chiunque veda un minimo di degrado nel proprio quartiere, fare qualcosa in qualche modo per dimostrare che esiste un po' di coscienza, che esiste, no? Oltre a chi fa degli atti vandalici, delle persone che hanno anche a cuore le cose in cui vivono. 10 minuti e così, ma l'ho fatto in tutta tranquillità, mi sembrava una cosa dovuta, cioè tutto qui. Però la cosa che tu vuoi rimarcare, che comunque sotto i tuoi occhi l'hai vissuta, è un po' la cosa, questa indifferenza. Allora, la cosa che mi ha dato molto fastidio è che, essendo una scuola molto frequentata, vedere tanta gente che passava e che ignorava totalmente la cosa, dà più fastidio l'ignoranza che l'atto vandalico. Cioè. Alcune frazioni della periferia nord-ovest di Senigallia sono senza acqua potabile a causa della presenza nelle condutture di Escherichia coli e batteri coliformi in concentrazione potenzialmente dannose per la salute umana. La zona è quella di Via Fratti, nella frazione di Scapezzano, e Via Arceviese, nelle zone Vallone e Bettolelle. Il sindaco Mangialardi, ha emesso un'ordinanza urgente che vieta di utilizzare acqua per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti prelevata dalla rete dell'acquedotto. Multiservizi distribuirà acqua alla popolazione presso la scuola di Scapezzano e nella piazza di Borgo Panni a Vallone. Il sindaco di Fano, nella consueta conferenza stampa del venerdì mattina, è tornato a parlare di sanità e del futuro dell'ospedale Santa Croce.
Fano avrà un ospedale Santa Croce che sarà un vero ospedale, non una struttura depotenziata e svuotata come era nel progetto del 2012 della Regione Marche. Si sta provvedendo in queste ore da parte dello staff del sindaco alla stesura di un protocollo d'intesa definitivo con la Regione Marche. Ma non solo. Il sindaco Seri, dopo il mandato ricevuto dalla maggioranza del Consiglio Comunale, sta concordando con Palazzo Raffaello un documento in cui siano presenti alcuni punti cardine richiesti a gran voce da molte forze politiche e per i quali si sono avviati una fitta serie di contatti tra il sindaco, il presidente della regione Ceriscioli ed il suo collega pesarese Ricci. Oltre al Santa Croce, Fano riceverà infrastrutture, una sanità privata che non sia alternativa ma integrativa e di qualità ed una RSA che manca da sempre a Fano. E oggi penso di riuscire a portare a casa dei risultati importanti per questa città e l'elemento storico fondamentale è quello di mantenere il Santa Croce come presidio ospedaliero anche dopo aperto e pieno. Con ad esempio la chirurgia d'emergenza che oggi ad esempio non c'è e ci sarà, ma non solo questo, anche la presenza di una struttura convenzionata, quindi un nuovo ospedale nella città di Fano e poi tutta una serie di presenze di lungo degenza come il tema dell'RSA che a Fano non ha neanche un posto e la richiesta di collegamenti infrastrutturali che colleghino la città di Fano e di Pesaro ma anche i presidi ospedalieri. E tutto questo in un accordo, in un protocollo da siglare con la Regione Marche perché altrimenti rimangono parole al vento e non si concretizzano. Questo è l'obiettivo su cui sto lavorando e sto perfezionando un testo di un protocollo da condividere con la Regione Marche. C'è stato un incidente poco fa, intorno alle 7 di sera, coinvolto un ciclista fanese di 33 anni che stava percorrendo via Caduti del Mare a Fano. Secondo alcune testimonianze era sulle strisce pedonali ed è stato investito da un Fiat Cubo condotto da un residente del posto di 47 anni che percorreva via della Marina. Le dinamiche esatte di questo incidente sono tuttora al vaglio di una pattuglia della polizia locale nel settore infortunistica che è intervenuta sul posto. Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nei giorni scorsi un documento a firma del segretario fanese del Partito Democratico Ignazio Pucci, che definiva la situazione degli impianti sportivi fanesi preoccupante, è risuonato un po' come atto di sfiducia nei confronti dell'assessore di riferimento Caterina Del Bianco, la quale ha incassato la fiducia nella riunione di giunta e adesso vuol ribadire un po' in sostanza il buon operato del suo ufficio. Importantissimi di programmazione urbanistica che sono sia il piano strategico. Assessore, sullo sport ci sono state molte battute e controbattute in questi giorni, il Partito Democratico ha espresso un pensiero, ma lo stato dell'arte qual è? Abbiamo fatto un'analisi dopo 3 anni anche di amministrazione su questo settore importantissimo della città. Naturalmente ci sono 2 temi. Uno è il tema della spesa di tutti i giorni, quella corrente che sicuramente va ripensata perché attualmente le società sportive sono in sofferenza e ne ragioneremo anche in Consiglio Comunale, sia per questo bilancio sia per il prossimo bilancio. Poi c'è tutto un tema di impiantistica sulla quale stiamo ragionando in modo partecipato. Le strutture di Fano sono strutture che hanno 30 anni, hanno necessità di manutenzione straordinaria. Quindi come amministrazione rivendichiamo anche un buon lavoro fatto al palazzetto dello sport, si pensi alla palestra Venturina, alla palestra di Cucurano, abbiamo fatto tanti interventi che aspettavano da veramente molto tempo e di questo siamo contenti anche per le cifre che possiamo mettere sul piatto che sono già più di 1 milione di euro. Ecco, più che però sull'operato, sul fatto o sull'assessorato in divenire era il concetto che molte società sportive non hanno gli spazi adeguati per effettuare la loro attività alla luce di quelli che sono già le strutture già saturate abbastanza in spazi e in orari. Questo era un po' il motivo della discussione. Sì, questo è un dibattito che c'è da anni, le strutture sportive a Fano sono tante, sono realtà di quartiere che rispondono anche a un'esigenza di
di quartiere. Mancano sicuramente delle strutture a livello cittadino di grandi impianti. Se consideriamo che come amministrazione abbiamo quasi portato a casa l'operazione piscina, stiamo ragionando anche su altri tipi di strutture. Siamo in fase di piano strategico e di PRG, quindi stiamo mettendo nero su bianco tutte quelle esigenze che abbiamo riscontrato in questi 3 anni. Ma il lavoro è un lavoro che è carente da almeno 20 anni, quindi ci ritroviamo anche in questa situazione. Squalo in Adriatico, la capitaneria di porto invita alla prudenza, non è affatto sicuro che ci sia uno squalo bianco nel mare di Fano, come riportano alcune segnalazioni rimaste senza conferma, ma la capitaneria invita pescatori e naviganti ad indicare con la dovuta sollecitudine eventuali avvistamenti, compilando una scheda con tutti i dati sul presunto predatore. A scopo precauzionale, comunque, si consiglia di adottare comportamenti prudenti e di non fare il bagno fuori stagione oppure di praticare sport in mare in solitaria, magari allontanandosi dalla costa. E rimanendo in tema di mare, il miglior brodetto di pesce della zona è quello di un'osteria che si trova in pieno centro a Fano. Lo ha decretato una giuria di esperti per il 2017 nella manifestazione Fuori Brodetto. Che sia un piatto della gastronomia fanese è certo, e che sia nelle dita di ogni chef o cuoco locale pure, ma da qui a fare una versione di eccellenza gastronomica rilevante un po' ci passa. Non basta metterci le varietà giuste di pesce o gli ingredienti corretti per farne uno da premio, bisogna avere la cultura gastronomica corretta. Ogni anno la coda del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce è la proclamazione del miglior brodetto, eseguito in un ristorante della zona, decretato da esperti ed accademici che si sono sobbarcati il piacevole onere di testare le preparazioni degli chef. Quest'anno ad aggiudicarsi il primo premio è stato l'Osteria della Peppa, con una chef donna ed una gestione del locale tutta incentrata sulle materie prime di qualità e la freschezza degli ingredienti. E quest'anno abbiamo ricevuto il premio come miglior brodetto, siamo stati molto contenti, è frutto della collaborazione di tutta la cucina, della chef mia madre Landi Cinzia e delle nostre sfogline che hanno preparato la pasta, perché oltre al brodetto quest'anno abbiamo introdotto anche un nuovo piatto, le crestaiate al brodetto fatte con la farina di polenta. Bene, complimenti, la chef come ha aggiustato questa ricetta? Piccoli segreti, possono dire? Piccoli segreti semplici, con chiaramente la freschezza anche del pesce, che veramente abbiamo avuto anche un buon prodotto di pesce, e con molta semplicità, olio extravergine, le solite cose, pomodoro fresco e quant'altro, insomma quello che serve per il brodetto, e semplice insomma. C'è un evento che corona un po' e chiude un po' il cerchio di questa manifestazione, un appuntamento importante. Sì, giovedì 16 novembre qui presso l'Osteria della Peppa ci saranno le premiazioni per il Festival del Brodetto, ed è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare, quindi siamo molto contenti di questo. Allora, l'autista non lo fa salire sull'autobus e lui, un extracomunitario, blocca il pullman di linea, praticamente paralizzando tutto il traffico della statale. C'è un video che sta girando in rete e che adesso vi facciamo ascoltare proprio con l'audio ambiente, un video girato con il telefonino. Perché deve essere cattivo. Fammi entrare.
Incredibile. Devi stare con me. Non fanno le loro. Devi stare con me. Sì, 57. Ma io non ce la farei. Ma io non l'ho fatto stare in nessun modo, ma io veramente ti giuro. Ma no, ti vergogni, figlio, altra cosa ti dirà, figlio, altra cosa. Ma niente, è appena uscito da qui, fammi entrare. Ecco, allora, questo è quello che è successo e che è stato documentato con un cellulare. Siamo a due passi dalla di fronte, anzi, alla stazione ferroviaria di Fano. Come avete visto, la scena è semplice. Questo extracomunitario ha posizionato di fronte al pullman la borsa della spesa, le borse della spesa, e poi ci si è piazzato davanti dicendo all'autista fammi entrare, fammi entrare. Allora, per capire un po' meglio com'è successo, cosa è successo, la dinamica di quanto è successo, ci colleghiamo con Massimo Benedetti, che è il direttore generale di Adriabus. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, so che ha sentito l'autista al telefono e quindi magari ci può dare qualche delucidazione in più. Sì, sì. Allora, il conducente è partito regolarmente davanti all'autostazione, quindi proprio negli stalli riservati per la salita e la discesa dei passeggeri e la posizione. L'altezza della rotatoria, questo ragazzo sicuramente forse doveva prendere l'autobus, eccetera, e si è messo davanti il mezzo. L'autista di Parigi non sapeva neanche cosa fare, poi tra parentesi non sapeva neanche le condizioni, insomma, non sarei sentito di farlo salire, ma qui c'erano a bordo anche altre persone. Allora, senza dare giudizi, mi pare che non fosse proprio limpido, nel senso avesse anche un po' bevuto, fosse un po' a quel momento, esatto, il conducente no, non lo sappiamo assolutamente, il conducente quando... Cioè, mi spieghi una cosa, allora, direttore, perché non è stato fatto salire? Mi faccia capire. Perché intanto far salire o scendere le persone al di fuori delle fermate stabilite comporta una responsabilità da parte del conducente che lo fa in piena autonomia, ma si assume anche l'onere e il rischio di far fare questa operazione. Quindi non è perché non avesse il biglietto, non è per questo? Assolutamente no, non è così, perché in realtà il luogo di salita dei passeggeri era davanti all'autostazione, e non era, perché se voi vedete le immagini si percepisce benissimo che è praticamente proprio sull'ingresso della rotatoria, cioè 200-300 metri. Quindi diciamo non è stato fatto salire perché non era nel posto giusto dove salire e prendere l'auto. Era un problema di sicurezza, non assolutamente. Problema di sicurezza. Non c'entra assolutamente nulla, né il biglietto, non il biglietto, perché se fosse salito a bordo il conducente avrebbe preteso naturalmente che, come tutti i passeggeri, devono essere... Quindi solo per questo, non perché non era... Assolutamente. Okay. Poi, quindi, essendosi posto anche in quel modo, in quelle condizioni, sicuramente anche l'autista, anche se avesse voluto fare uno strappo a regola, sì, molto probabilmente, adesso è facile parlare così a sangue freddo e a tavolino di una situazione del genere, lì per lì magari non sapevo neanche le condizioni di questo ragazzo, perché l'autista è responsabile anche di quello che succede a bordo. Ecco, secondo lei, mi scusi direttore, volevo chiederle, quello che ha fatto l'autista, il comportamento assunto dall'autista dell'azienda che le dirige, quindi secondo lei è stato corretto, cioè il fatto che comunque si sia ostinato a non farlo salire nonostante per alcuni minuti la coda
delle auto si fosse prolungata. Ma lì diciamo così, allora, in questo caso è stato proprio un, come dire, una forzatura, no? Beh, però guardiamo sempre anche dall'altro punto, da un altro punto di vista. Se l'avesse fatto salire, magari questa persona non era, avesse dato in escandescenza per altri motivi, perché non è neanche normale che un passeggero, che una persona si ferma, va in mezzo alla strada e blocca. A quel punto sarebbe diventato rischioso anche per i passeggeri a bordo. Certo, quindi perlomeno la reazione sarebbe stata il mezzo movimento, quando poi il mezzo è in movimento, con l'autista il mezzo movimento, e se una persona non è, dà delle scandescenze, certo, la situazione di rischio si amplifica, quindi dobbiamo sempre cercare di dare una lettura corretta. Sono sicuro che se il conducente fosse stato sicuro della, diciamo così, delle condizioni dello stato del passeggero, non avrebbe esitato a fare questa forzatura, però naturalmente assumendosi anche della responsabilità. Se fosse successo qualcosa, si sarebbe assunto la responsabilità per avrebbe fatto salire per strada, che passava un motorino, passava quello, qualsiasi cosa, avrebbe messo a repentaglio magari la sicurezza del passeggero stesso, insomma, che voleva salire. Bene, grazie. Bisogna utilizzare sempre il buon senso in tutte le cose. Io sono convinto che i miei collaboratori, insomma, cercano di utilizzarlo in ogni momento. Bene, grazie a Massimo Benedetti, direttore generale di Adriabus. Allora, adesso invece parliamo di un festival che si terrà, che prenderà il via domenica prossima a Cartoceto, ed è un festival tutto dedicato all'oliva e all'olio extravergine. L'amministrazione si appresta a vivere uno dei momenti più importanti e appaganti per Cartoceto dal punto di vista della visibilità, insomma, la nazione, l'Italia è tutta con gli occhi puntati su questa importante DOP delle Marche, ma anche italiana, l'olio di Cartoceto. Assolutamente sì, è un momento di grande visibilità, forse il momento più importante per il borgo storico di Cartoceto, ma in generale per tutto il territorio di Cartoceto e direi anche per l'areale, cioè per quei territori che sono ricompresi all'interno della DOP Cartoceto. Mi riferisco a Fano, a Colli al Metauro e a Monbaroccio. Da qui capiamo anche quella che è la rilevanza provinciale di questa importante eccellenza per il territorio, un'eccellenza in campo agroalimentare che ovviamente ha forti e importanti ripercussioni positive ovviamente anche per il nostro tessuto economico in campo agroalimentare. Una DOP che dovrà ulteriormente potenziarsi, siamo già al lavoro assieme al consorzio della DOP per ulteriormente allargare questo areale fino alla Vallata del Foglia e fino alla Vallata del Cesano, quindi questo significa che in termini di territorio sarà una DOP di territorio provinciale e di rilevanza non soltanto regionale, perché è l'unica DOP olearia della Regione Marche, ma sicuramente un'eccellenza a valenza nazionale ed internazionale. Allora, per chi viene a Cartoceto questo fine settimana, che cosa trova? Innanzitutto ricordiamo l'appuntamento sia di domenica 5 che di domenica 12, l'inaugurazione dell'evento Cartoceto dopo il festival prevista per domenica 5 alle ore 15 in piazza Garibaldi, un evento anche quello di quest'anno che vede tante iniziative artistico-culturali che sono finalizzate a riscoprire antichi luoghi segreti della Cartoceto, anche sotterranea, perché ci saranno a cura del gruppo comunale di protezione civile anche la visita delle grotte sotterranee di Cartoceto, come dimenticare però quelle che sono probabilmente le due chicche principali di questa edizione 2017 del festival, quella di domenica 5 novembre, l'esibizione del maestro Fabio Concato nel settecentesco Teatro del Trionfo, e l'esibizione invece sempre a teatro di domenica 12 di Greta Panettieri, insignita del Jazz Award 2016, che appunto nel mondo del jazz ripercorrerà quello che è il repertorio più famoso e noto dell'artista Mina, conosciuta ovviamente a tutti. Diamo quindi appuntamento a Cartoceto il 5 e il 12 di novembre. E questo era l'ultimo servizio in scaletta, grazie per averci seguito, voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.